un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica blusa che io ho deciso di chiamare blusa Sissi. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato che già conoscete, ossia il topless della Mistrico. Il colore che ho usato io è il colore 17, ma vi devo dire che è già quasi tutto terminato. Mentre lavoravo me l'avete finito, mi sa che mi sono rimasti due gomitoli, però non vi dovete preoccupare perché ci sono veramente tanti altri colori disponibili. Come sapete, ho già utilizzato questo filato per fare un'altra maglia. Questa volta ho deciso di fare un'altra che potessi indossare soprattutto in spiaggia sopra un costume che avevo appunto comprato, che potete vedere dello stesso colore. Però guardate quanti altri colori ci sono, ne sul sito ce ne sono almeno una decina e sono uno più bello dell'altra. Il verde è quello che naturalmente si abbina di più con i vari costumi, ma abbiamo anche il bianco, abbiamo anche il blu, abbiamo anche varie tonalità di lilla, di corallo, quindi veramente vi potete sbizzarrire e fare questa blusa nei colori che più vi piacciono. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, innanzitutto io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e ho lavorato utilizzando 250 grammi di questo filato, quindi per una taglia M me ne occorrono 300, per una taglia L 350 grammi. Il motivo per cui ho utilizzato il topless è perché, come sapete, è un filato adattissimo per poter realizzare i costumi, quindi la lavorazione che viene è bella morbida ed elastica, è la cosa che volevo di più proprio perché devo indossarla sopra i costumi, quindi volevo qualcosa di leggero, elasticizzato, che non mi opprimesse, quindi è il filato perfetto per fare queste creazioni. Quindi, come vi dicevo, appunto, il quantitativo è 250 taglia S, 300 taglia M, 350 taglia L e così via. Per quanto riguarda la lavorazione, è molto semplice. Come potete vedere, sono delle lavorazioni ad archetti, però non si nota tantissimo, ma se mi avvicino lo notate di più. Ogni tanto sono ravvicinate. Questi quindi sono solo tre giri che vanno sempre ripetuti e danno questo effetto onde che mi serve perfetto proprio per una blusa da indossare in spiaggia. Sono due rettangoli che poi vengono cuciti tra di loro, e più cucite lateralmente, più avete lo scollo largo o stretto. Io ho deciso di fare questo bello scollo largo in modo tale appunto da non soffrire il caldo, e inoltre poi sono andata a cucirli lateralmente per avere lo spacco in modo da poter indossare sia sopra pantaloncini che sopra gonne, come in questo modo. Naturalmente potete fare la maglia sia più larga sia più lunga, quindi trasformarla in un vero e proprio vestitino. In quel caso, mi raccomando, andate a prendere almeno un 100 grammi in più rispetto a quello che vi ho detto per poterlo fare un vestitino. Quindi, se siete una taglia L, una taglia S, vi occorrono 350 grammi, per una taglia M 400 grammi, per una taglia L 450 grammi. Questo se volete trasformarlo in un vero e proprio vestito copricostume. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Ezza, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Struzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra blusa io utilizzerò il filato della Mistrico Filati Linea Topless, che vi ricordo è il filato elasticizzato che si usa soprattutto per fare i costumi, ma sapete che io non sopporto tanto i costumi all'uncinetto, quindi preferisco utilizzarlo per poter fare maglie, vestiti, e questa volta andremo a fare una bella blusa comoda da mettere come copricostume, maglietta, quindi se voi la volete fare più lunga nessun problema. Ora, come avrete visto nella parte iniziale del video, questa blusa viene realizzata facendo due rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti. Per il dietro io vi dico già che, lavorando con l'uncinetto del numero 4, monterò 93 catenelle, quindi un multiplo di 4 a cui va aggiunta una catenella. Quindi per la parte dietro io lavorerò 92 catenelle. Il colore che utilizzerò io è questo colore 17 in un centro il numero 4. Qui vi farò vedere soltanto un piccolo campione. Questo è per la parte dietro. Montando queste catenelle io avrò all'incirca 42 centimetri di larghezza. Ora, taglia M, io vi consiglio di andare a fare 2-3 motivi in più, taglia L 6 motivi in più. Comunque dovete arrivare a far avere la vostra circonferenza, o scusatemi, la vostra larghezza o di spalle o di fianco, a seconda di cosa avete più largo. Per la parte avanti, inoltre, vi consiglio, per chi ha molto seno, di non andare a mettere lo stesso numero di catenelle, ma di montare almeno con il numero di catenelle con un multiplo di altri, aggiungendo altri 2-3 motivi, non di più, perché altrimenti viene troppo larga la parte avanti. Quindi, ripeto, per la parte dietro io monterò 93 catenelle. Consiglio, per una taglia M, di andare a mettere almeno 3 motivi in più, se non anche 4, a seconda di quanto dovete fare largo. Stessa cosa, taglia L, andate a mettere almeno 6-7 motivi in più rispetto a me. Per la parte avanti io monterò sempre lo stesso numero di catenelle, ma
che siate taglia S, taglia M o taglia L, se avete molto seno, io vi consiglio di andare a mettere almeno due motivi in più rispetto a quello che avete messo indietro. Quindi, se dietro io ho messo 93, avessi avuto una terza o una quarta, avanti sarei andata a montare 8 catenelle in più, perché vi ricordo che il multiplo è di 4. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro rettangolo, perché alla fine andremo a fare un rettangolo, quindi abbiamo montato le catenelle, quindi dovremo lavorare e fare questo rettangolo lungo quanto vogliamo fare lunga la nostra blusa. Io la voglio abbastanza lunga, ma non lunghissima, quindi diciamo che mi deve arrivare sotto l'ombelico, però se voi volete fare un vestito fatelo quanto volete lunga. A questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare: mi alzo con una catenella, entro dentro la prima catenella di base e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, salto 3 catenelle, vado nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro primo giro. Quindi sempre 5 catenelle, si saltano 3 catenelle, si va a fare una maglia bassa. 5 catenelle, si saltano 3 catenelle, si va a fare la maglia bassa. 5 catenelle e per terminare il giro andiamo nell'ultima catenella, andiamo a fare una maglia bassa. E abbiamo terminato così il nostro primo giro. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro. Per realizzare il nostro secondo giro, ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa. Altrimenti vi alzate con una catenella e poi andate a fare una maglia bassa, come vi trovate meglio. E a questo punto di nuovo 5 catenelle. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia bassa. E facciamo questo per tutto il giro. 5 catenelle. Andiamo nella maglia bassa successiva, andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Maglia bassa successiva, andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Andiamo nella maglia bassa successiva. 5 catenelle. Maglia bassa successiva. 5 catenelle. E terminiamo il giro andando a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, terzo e ultimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo, entriamo su tutti, vedete qui ho le due strisce di 5 catenelle, quindi 1 e 2, le prendiamo tutte e due e andiamo a fare una mezza maglia alta. 5 catenelle. E si ricomincia da capo. Andiamo nell'archetto successivo, di nuovo prendiamo tutte e due le nostre strisce di 5 catenelle e andiamo a fare una mezza maglia alta. 5 catenelle. E di nuovo andiamo nell'archetto successivo, prendiamo tutte e due le strisce di 5 catenelle e andiamo a fare una mezza maglia alta. 5 catenelle. E si ricomincia da capo. Archetto successivo, prendiamo tutte e due le strisce di 5 catenelle e andiamo a fare una mezza maglia alta. 5 catenelle. Archetto successivo, di nuovo una mezza maglia alta, prendendo tutte e due le strisce di 5 catenelle. Facciamo questo per tutto il giro, lo andiamo a terminare facendo di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, 5. Entriamo nell'ultimo archetto
andiamo a prendere sempre tutte e due le strisce di 5 catenelle e facciamo la nostra mezza maglia alta. Chiudiamo il giro facendo 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia alta. Questi sono i giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, in quanto abbiamo una base diversa rispetto a quella delle catenelle iniziali, ma è semplicissimo. Come sempre, o vi alzate con una catenella o rientrate direttamente nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia, nella maglia alta andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, saltiamo il gruppo di 2 catenelle, entriamo direttamente in quello da 5 e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle e si ricomincia, maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Terminiamo andando a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo sempre nella terza catenella, che equivale alla nostra maglia alta, e andiamo a fare, scusate, non sono entrata bene, e andiamo a fare una maglia bassa. E poi si riparte con il secondo giro. Ora allargo un po', quindi così potete vedere bene come tipo di lavorazione che viene. Quindi andiamo a fare questi tre giri. Io vi dirò alla fine quante volte le ho ripetute, e in modo tale da dirvi quanto l'ho fatta lungo il mio rettangolo. Ho terminato il mio primo rettangolo, ho lavorato i tre giri per un totale di 25 volte e per me come lunghezza va più che bene. Adesso andrò a fare un altro rettangolo. Mi raccomando una cosa, quando poi procederemo e metteremo i due rettangoli uno sopra l'altro, le catenelle iniziali vanno sopra, quindi la lavorazione va a scendere. Mi raccomando però, lo ripeto anche adesso, l'ho detto già prima, ma lo ripeto anche adesso, ora che andremo a fare la seconda parte, quindi la parte avanti, mi raccomando, per chi ha molto seno, vado a mettere due motivi in più o anche tre rispetto alla parte dietro, questo per avere quindi la parte avanti più abbondante, quindi che non stringa sul seno. Io invece penso che andrò a fare lo stesso numero di catenelle, quindi non farò nessun aumento, però se volete fare la parte avanti più larga rispetto a quella dietro, andate a mettere due, massimo tre motivi in più. Ecco qui, ho terminato quindi anche il mio secondo pannello. Come vi ho detto, io non ho fatto degli aumenti, ho fatto lo stesso numero di catenelle e ho ripetuto i tre giri sempre per 25 volte. Adesso dobbiamo andare a cucire insieme i due rettangoli e io cucirò dall'esterno verso l'interno per circa 10 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra, scusate, per 7 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra parte, mentre lateralmente lascerò qui in alto 16 centimetri e sotto ne lascerò almeno 5 centimetri. Questo mi permetterà di avere lo spacco laterale. Ora mi raccomando, taglie più grandi. Per la parte sopra andate a cucire a un massimo di 10 centimetri per lato, non di più, mentre per la parte laterale qui dello scalfo io lascerò 16, consiglio un 18 centimetri per la taglia M e un 20 centimetri per la taglia L, mentre sotto lasciate sempre solo 5 centimetri aperti, quindi poi andate a cucire lateralmente sia da questa parte che da quest'altra parte. Allora, ho cucito tra di loro i pezzi, come potete vedere qui sulle spalle e anche lateralmente, solo che sotto ho deciso di lasciare scoperti più di 5 centimetri, infatti sono 10 centimetri, quindi un po' più alto sia da questa parte che da quest'altra parte. Ora, se volete potete rifinire tutto con un giro di maglie basse sia attorno agli scalfi che attorno al collo, ma io preferisco lasciarla in questa maniera.